Ancora tensioni al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si è dimostrato aggressivo con Elena Prestes, di nuovo. Questa volta il popolo del web non ci sta e chiede a gran voce la sua eliminazione dal gioco. Già nei giorni scorsi i due avevano litigato pesantemente e sono passati dall'andare d'accordo, ridere e scherzare insieme a litigi e offese, soprattutto da parte del modello. Grande Fratello, Lorenzo è aggressivo con Elena. Le proteste del web. Al Grande Fratello Lorenzo Spolverato si è rivolto male nei confronti di Elena Prestes, che gli ha mostrato un oggetto e lui le ha urlato: sai dove te lo puoi infilare? Su X sono piovuti numerosi commenti di protesta verso l'atteggiamento scurrile e prepotente del modello, come ad esempio: per quanto tempo dobbiamo ancora continuare ad assistere alle valanghe di aggressività e volgarità di questo narcisista della peggior specie? Donne, Lorenzo va sbattuto fuori dalla casa e fino a lunedì abbiamo l'occasione per sbarazzarci di lui. Fuori. Mentre un altro utente ha scritto: lo vedete com'è aggressivo Lorenzo con le donne? Ficcati questo in bocca. Sai dove te lo puoi mettere? Comunque anche a Elena, che continua a dargli spago. Relazione super toxic. Insomma, i fan della casa più spiata d'Italia non sopportano la piega che sta prendendo la trasmissione, soprattutto in relazione all'aggressività di Lorenzo Spolverato. I precedenti litigi tra Elena e Lorenzo, già nei giorni scorsi i due GFini hanno litigato varie volte. L'ultima è stata quando Elena è scoppiata a piangere dopo un confronto proprio con Lorenzo. Quest'ultimo le ha fatto capire di provare fastidio nel vedere la modella brasiliana parlare con Luca Galvani, ma poi ha esclamato: non siamo compatibili, punto e basta. Il confronto tra Lorenzo, Elena e Shaila, nelle ultime ore però Lorenzo ha avuto un chiarimento sia con Elena che con Shaila Gatta. Con quest'ultima il modello si è chiarito e i due, dopo che non si sono parlati per giorni, adesso hanno deciso di avere un confronto faccia a faccia. L'ex Velina Mora ha ribadito che ha interesse per Javier e non più per lui. Questo non vuol dire però che non ci possa essere una bella amicizia tra loro, o almeno è quello che pensa Shaila. Il modello ha dichiarato di esserci rimasto molto male quando lei si è avvicinata al pallavolista. Comunque adesso entrambi hanno deciso di ripartire da zero, come amici. Anche Elena Prestes, come detto, ha avuto un confronto con Spolverato, chiedendogli cosa si fossero detti lui e la gatta. Ha inoltre dichiarato di non provare nulla nei suoi confronti, e quindi poteva anche parlarle dell'ex Velina. Se vuoi tornare con lei, fai quello che vuoi. Non ti devi preoccupare dei miei sentimenti. Nella mia testa è chiaro quello che abbiamo, sono state le parole della modella. Durante la conversazione però è venuto fuori che secondo Lorenzo Elena provi ancora fastidio a sapere di lui con Shaila, anche se non c'è nulla. Quindi le ha detto di non costruire castelli in aria perché tra loro non c'è niente. A quel punto la Prestes ha interrotto la conversazione accusando Spolverato di pensare soltanto alle dinamiche del gioco. La modella brasiliana è andata poi da Shaila per dirle che ha chiarito con Lorenzo e ha deciso di non perdere con lui il legame di amicizia. Infatti ha dichiarato: lo vedo come un fratello, non come una persona che vorrei al mio fianco. Spero che con te sia sincero e che non continui a pensare alle dinamiche del programma facendo i suoi giochetti. Infine ha ammesso di essere ancora interessata al GFino, ma di voler fare un passo indietro perché ha capito che questa situazione la farebbe soffrire ancora di più.